21/12/2012, i Maya, insomma, dicevano che era il giorno della fine del mondo, invece è la prima giornata mondiale della rinascita, con un sentiero umano di solidarietà artistica e ambientale, un progetto importante, sostenuto anche dal Centro Studi Sereno Regis. Sì, da Torino a Susa, 50 chilometri, 50.000 persone, una ogni metro, che si danno la mano, e quindi un'idea di solidarietà. Le persone che partecipano a questa catena diventano autori di questa opera d'arte. Non sono solo autori perché acquistano una coscienza propria, aderiscono a un progetto comune e quindi è una autorialità comune. E questa è la cosa nuova che unisce l'arte al mondo. Il fatto di poter fare del mondo un'opera d'arte, questa è la più grande ambizione che tutti quanti dobbiamo avere. Maestro, si partirà da Piazza Castello, si arriverà a Susa. Come mai Susa come punto d'arrivo? Susa perché è proprio il traguardo verso il mondo del nord, ma poi questo è, diciamo, è simbolico, è il passaggio, è l'avvio, diciamo, l'avvio oltre le frontiere. Allora, in nome dell'arte e della natura sotto il segno del terzo paradiso, il primo e il secondo quali sono? Il primo paradiso era quello in cui gli esseri umani erano totalmente inseriti nella natura. Il secondo è quello artificiale, che abbiamo creato togliendoci dalla natura, sottraendoci alla natura sempre di più, fino al punto da diventare un pericolo per noi stessi che siamo parte della natura. E quindi il terzo paradiso è l'unione del primo e il secondo, cioè l'unione del naturale con l'artificiale. L'artificio deve tornare a portarci insieme alla natura verso un futuro.